Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del nostro amico MCL che parla. Oggi siamo ritornati con un nuovissimo video. Allora, oggi siamo con il post partita di Foggia, che stavo dicendo Juve Cesena. Allora, siamo con il post partita di Foggia Cesena, che finisce 2-1 per il Foggia con Mazzio che ci fa godere al 95esimo. Allora, prima parliamo della partita. Allora, Foggia che crea subito un'occasione pericolosissima. Cioè, Deli la mette per Duhamel, che porta libera. Stava la porta libera a tirare. Cioè, stava un giocatore e stava la porta libera. Cioè, Duhamel che fa? Tira sul giocatore. Poi tira Agnelli tira sempre su un altro giocatore. Cioè, manca in terza categoria sbagliano col gol così, veramente, cioè, ma... Fatto. Duhamel è stato pure capocannoniere della Ligue 1, Ligue 2, là, da francese. Però mi pare che è stato forse capocannoniere della Ligue 1, forse, pure non mi ricordo. Cioè, forse è stato pure capocannoniere del campionato francese. Duhamel fa sbagliare quel gol, la porta libera, ha tirato sul giocatore, mamma mia. Vabbè, poi Cesena che passa in vantaggio con il gol dell'ex da parte di Laribi, che ha giocato nel 2010 nel Foggia, però in prestito ha giocato. Ha tirato poi, come sempre, Guarna che guarda le patate che coltivano in campagna, resta così, cioè si butta così. Cioè, ma è modo di buttarsi così veramente? Cioè, ma è modo di buttarsi così in Serie B? Cioè, di buttarsi così in ginocchio, così, cioè, raga. Cioè, si inginocchia pure. Mamma mia. Chissà quando arriva il giorno che mette a Noppert e anche Calabrisi, Stroop. Che qua la difesa è anche un po' da migliorare. No, che da migliorare. Da togliere là in difesa è lo Iacono, assolutamente. Lo Iacono assolutamente da togliere. È meglio mettere una difesa Tonucci, Camporese e Calabrisi. E con in porta Noppert. E così uscirebbe una bella difesa. Vabbè, poi poi finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo. Proprio all'inizio del secondo tempo il Foggia pareggia con il capitano Christian Agnelli. Cross di Kragl, poi colpo di testa di Agnelli, che segna il gol dell'1-1. Deviazione, palla che forse ha colpito la traversa, poi ha colpito pure il portiere, ha deviato il portiere, poi palla che è andata in rete. Dunque 1-1 per il Foggia. Ok, 1-1 segna il Foggia. Aspetta, nel primo tempo ci sarà un tiro dalla distanza, tiro da centrocampo da parte di Laribi nel primo tempo. Poi ritorniamo nel secondo tempo, Laribi che prova un altro tiro dalla distanza. E poi nel secondo tempo entrano altri due ex del Foggia che hanno giocato in questa stagione, nella prima parte della stagione, ovvero Fedele e l'altro è Chirico. Mamma mia, che schifo vedere Chirico con la maglia del Cesena, veramente, madonna, non lo posso vedere. Cioè, Chirico non lo posso vedere con quella maglia addosso là del Cesena, mamma mia. Con tutto il rispetto per il Cesena, però con quella maglia dopo non si può proprio vedere Chirico. Poi ha quasi sfiorato il gol dell'1-2 Chirico, Poi c'è un'occasione, poi c'è stato Laribi che ha tirato dopo nel cossato di Agnelli, mamma mia, mi spaccava mezzo corpo. Poi è stato aggredito la Libby, però c'è poi c'è stato fallo. Poi proprio all'ultimo, proprio al 95esimo, 94esimo, 95esimo, colpo di testa di Agnelli, un altro colpo di testa quello di Donucci, che serve Mazzio, che poi cioè come posso dire, supera il portiere e poi porta libera. Non può sbagliare, segna il gol 2-1. Sto anche rischiando di sbagliare, Mazzio. Vabbè, per fortuna che poi ha segnato il gol del 2-1. E lo Zaccheria esplode, come aveva detto appunto Mazzio, che quando aveva segnato era sceso giù tutto lo stadio.
Veramente deve essere un momento di gioia, momento di momento di come si dice? La ecstasy, boom, mi sa proprio estasi, o ecstasy o estasi, o estasi, ma mi pare più estasi forse. Vabbè, e poi finisce quella partita 2-1 per il Foggia, poi di venerdì abbiamo giocato, Poi ieri hanno giocato le altre partite, lo Spezia che ha perso 3-0 in casa del Perugia, noi ce l'abbiamo a 40 punti, a meno 1 da altre tre squadre che non mi ricordo chi erano, poi siamo a meno 4 dalla nostra prossima avversaria, ovvero il Parma. Andiamo a Parma per andare a sfidare l'altra merda che non si può vedere con la maglia del Parma, ovvero un certo Antonio Vacca, un certo Antonio Vacca, un certo Antonio Vacca. Non prolunghiamoci troppo, eh. Comunque la prossima sarà difficile perché a parte pure giochiamo in trasferta, cioè dovrebbe vincere il Foggia o no? O dovrebbe fare se o il Foggia, cioè in questo periodo il Foggia sta facendo una partita vittoria, l'altra di seguito sconfitta, l'altra di seguito vittoria, l'altra sconfitta. Allora, siamo già sicuri che con il Parma perderà il Foggia, visto che sta facendo una vittoria, sconfitta, vittoria, sconfitta. Beh, almeno speriamo di giocarcela lì al Tardinis. Al Tardini, campo molto difficile, campo ostico. Chi c'è il Parma in attacco? C'è Calaiò, c'è Ravolo, che si è conquistato una promozione con il Benevento che poi se l'è tolto, così a caso. Poi, tengono pure a Ciciretti, buonanotte, Ciciretti, buonanotte, andò passi che Ciciretti, Ciciretti che ha giocato contro il Foggia, che ha proprio la maglia del Benevento, Poi la difesa, c'è Lucarelli, penso Lucarelli si è fatta la Serie D con il Parma, quasi è un calciatore all'Agnelli, cioè che Agnelli si è fatta la Serie D, fino alla Serie B con il Foggia. Così ha fatto Lucarelli. Lucarelli si è fatto la Serie A con il Parma. Poi è sceso in Serie D. Ha fatto Serie D, Lega Pro e mo Serie B. Manca solo il gradino più alto, però la Serie A. Beh, comunque, come ho detto prima, ci troviamo a meno 4 dalla Parma, che occupa l'ultimo posto della zona playoff. Però lo ripeto sempre, di solito vi sarete scocciati, le partite si devono prima giocare. Ecco. Che dire, io concludo questo video. Comunque, beh ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi al mio canale per sapere tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!